Qualche anno fa ho avuto l'onore, la gioia e la fortuna di conoscere la Marina Romoli, che ho conosciuto tramite un amico ex corridore per un evento benefico che lei organizzava per raccogliere i fondi per la ricerca, per la cura della lesione spinale. Conosco Marina Romoli e da lì inizia il bello per me, l'arricchimento di questo mondo del ciclismo, perché Marina, tutti la conoscete, è un'atleta, un ex ciclista che purtroppo in seguito a un brutto incidente è rimasta in sedia a rotelle, paralizzata. Ci siamo subito riconosciute, diciamo, e abbiamo iniziato insieme per raccogliere i fondi per la ricerca, che per fortuna sta andando molto bene, nel senso si stanno facendo dei passi da giganti. Quest'anno vogliamo veramente fare qualcosa di bello e portare avanti un discorso all'interno del mondo dello sport e non solo, di comunicazione e anche pratico, perché dobbiamo realizzare, non possiamo solo parlarne, dobbiamo anche raccogliere soldi e creare appunto strutture, mezzi che vadano a supporto di atleti diversamente abili, che sono, come dicevamo sempre prima nella nostra chiacchierata pre-intervista, un vanto anche del nostro sport, perché vincono tanto e sono un modello, a mio parere, di forza, di grinta e di vita. È importante. Motivan è un veicolo speciale che nasce da un prototipo che io ho già realizzato per degli showroom, per delle aziende, e sarà un veicolo hospitality a servizio delle gare dei professionisti per atleti diversamente abili e anche a supporto di eventi di vario genere per ospitare le persone con disabilità. E il nome viene proprio, che gli abbiamo dato, viene proprio da Mobility Motivation Van. Sarà veramente l'orgoglio più grande della mia carriera, che non è ancora la fine, ma diciamo che chissà che cosa tirerò fuori, però sarà il culmine proprio di un percorso che ho fatto a livello professionale e tecnico-professionale e di passione insieme a Marina per chiudere, diciamo, sarà la ciliegina sulla torta per chiudere questo mio percorso in questi anni di realizzazione dei veicoli. Direi che è una delle cose più importanti che farò nella mia vita.